Segretario, oggi assemblea regionale di UIL pensionati, sono tante le vertenze in campo che vedono in prima linea la UIL, insomma, di cosa si parlerà oggi? I pensionati italiani e in particolare quelli meridionali sono al primo posto per cercare di far capire che siamo una risorsa, non un peso. Non siamo da scartare, come dice Papa Francesco, siamo da utilizzare. Per questo richiediamo il servizio civile per gli anziani attivi, per questo richiediamo il recupero del potere d'acquisto con l'adeguamento, per questo richiediamo che la legge sulla non autosufficienza sia finanziata, se no non riusciremo ad attuarla. Non possiamo avere pensionati che hanno, diciamo, l'esigenza di fare una visita e aspettare 2 anni, perché poi loro sono testoni e aspettano e non si lamentino per l'aspettativa di vita che aumenta. Cercano di capire che i pensionati hanno bisogno di assistenza e di socialità. Ci sono 14 milioni di pensionati, il 24%. Quando diventeremo la maggioranza assoluta dovranno tenerne conto per forza. Anche, diciamo, mutuando magari dei modelli virtuosi di welfare che ci sono anche negli altri paesi da questo punto di vista. Certamente, se non si riesce a capire i bisogni che hanno i pensionati, a volte sono da quelli più, diciamo, senza costi a quelli che sono necessitati invece di avere un sostegno, diciamo, governativo e anche economico. Noi siamo disponibili a discutere di tutto, perché i nostri pensionati capiscono che se diventiamo maggioranza ci sarà necessità di maggiori servizi. Segretario, oggi assemblea regionale della UIL pensionati, un modo anche per ribadire che i pensionati italiani, in particolare insomma quelli calabresi, sono una risorsa e non un peso sociale. Assolutamente, i pensionati svolgono un ruolo in questi anni di crisi di ammortizzatore sociale di molte famiglie e soprattutto i pensionati a basso reddito, che in Calabria sono la maggioranza. Chiediamo al governo nazionale da diversi anni e a questo governo attuale di mettere maggiori risorse sul tema della non autosufficienza, dei servizi sociosanitari, di una sanità che sta continuamente perdendo quel principio di universalità e pubblicità. Su questo chiediamo anche alla Regione di impegnarsi a mettere le risorse sul fondo sulla non autosufficienza. Stiamo lavorando a un tema sanitario sul piano regionale, però chiaramente il Governo deve mettere più risorse sul personale e sul territorio. C'è un piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede anche la riorganizzazione della rete territoriale. Abbiamo visto che la Regione ha preso una posizione forte nei confronti di un governo che sta disattendendo gli impegni verso gli italiani e i calabresi in termini di investimenti sul tema sanitario. Noi probabilmente andremo in piazza su una mobilitazione nazionale, perché sulla sanità, sul sociosanitario, che sono temi fondamentali per le persone a maggior fragilità e quindi gli anziani, non si può scherzare. Questo lo diciamo al governo nazionale, ma vogliamo che la Regione su questo spinga a un ragionamento che possa mettere risorse e finanziamenti e pretendere dal governo nazionale attenzione verso il tema delle persone anziane, dei disabili, dei non autosufficienti, che sono le persone che più soffrono la crisi e il disagio della nostra società.